Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Cristo. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betsata, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me.» Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina.» E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella.» Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina.» Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio.» Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. È bello ritrovarci, anche se in maniera inusuale, attraverso i mezzi della comunicazione sociale, per ascoltare la parola del Signore, che è quella linfa vitale che ci permette di essere ristorati, di essere, ecco, irrigati, di essere innaffiati di quella grazia che non deve mai mancare nella nostra vita. Abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta dal profeta Ezechiele, ecco, quest'acqua che usciva dal tempio dal lato destro, e quest'acqua diventava poi un fiume, un torrente in piena.
E queste acque ovunque andavano risanavano, guarivano. È la parola di Dio che tutto risana, come dice anche il libro del Siracide, quando parla, ecco, che non fu un unguento, una pianta, un'erba, un medicinale a guarire coloro che erano afflitti da malattie, ma la parola di Dio che tutto risana. E oggi ci viene raccontato un episodio dall'Evangelista Giovanni al capitolo 5 che si svolge proprio dinanzi alla piscina probatica, viene chiamata quella la porta delle pecore, viene chiamata Bezzata, che in ebraico significa casa della misericordia, Bet Hesed. Vedremo la misericordia del Signore, cosa farà, cosa fa. Noi, ecco, siamo di quelli che contempliamo il mistero della misericordia di Dio, lo dichiariamo, lo viviamo quasi sempre con spontaneità. Ecco, ci dichiariamo devoti di questa misericordia di Dio che tocca, che sana, che vuole compiere meraviglie nella nostra vita. E veramente la misericordia di Dio fa meraviglie. In questi giorni vorrei riprendere un concetto che abbiamo su cui abbiamo riflettuto anche diverse volte in questi giorni. Tanti bambini, tanti ragazzi hanno disegnato un arcobaleno e hanno scritto "tutto andrà bene". Ora, sono andato a riprendere quello che ci dice la parola di Dio, in modo particolare troviamo nel capitolo 9 del libro della Genesi, quanto il Signore dice. Questi giorni qualcuno era un po' più triste perché piove, perché il tempo non era luminosissimo come ce lo aspettiamo in questa primavera un po' strana che stiamo vivendo. E nel capitolo 9 del libro della Genesi, parto da una frase anzitutto, che dice più o meno così: se ti piace l'arcobaleno, ti deve piacere anche la pioggia, perché se non c'è la pioggia non ci potrà essere l'arcobaleno. Allora, ecco, in questi giorni di pioggia chiediamo al Signore, ecco, che dopo la pioggia, che dopo la tempesta vi sia l'arcobaleno nella nostra vita. E questo trae dalla meravigliosa pagina della Genesi, dove al capitolo 9 ci viene detto che quando finì il diluvio il Signore dice a Noè: io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. E Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia segno dell'alleanza tra me e la terra. Io mi ricorderò della mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. E non ci saranno più le acque del diluvio. L'arco sarà sulle nubi e io guarderò quell'arco per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e il mio essere che vive in ogni carne sulla terra. Bellissima questa espressione. Dio, se vuoi puoi accenderla. E perché sottolineo questo perché in questi giorni è stato più volte richiamato questo segno dell'arco, dell'arcobaleno,
questo segno che raccoglie tutti i colori con cui la nostra terra è variopinta. Raccoglie cioè tutti i colori dell'iride, ecco, raccoglie tutti i colori, l'arcobaleno raccoglie tutti i colori che sono presenti nello spettro della luce per colorare di bellezza, con la bellezza di Dio, tutto quello che il Signore ha voluto creare. È accompagnata questa composizione che in questi giorni i nostri ragazzi hanno fatto, non solo con i colori dell'arcobaleno, con questo arco quindi che ricorda la promessa, l'alleanza che Dio ha fatto con il suo popolo, ma con una frase: tutto andrà bene. E perché sto riprendendo questo? Perché stamattina un mio carissimo compagno di scuola, delle scuole superiori, mi ha mandato un'immagine, Marcello, un po' scherzoso, perché lui è un po' pungioso nei miei confronti, ma l'ha mandato nel gruppo delle nostre condivisioni. Ma era un'immagine che provoca una certa riflessione. Vi faccio vedere l'immagine anzitutto. È un'immagine dove c'è un balcone che è crollato letteralmente, e dove c'è la frase in quel balcone: tutto andrà bene. E c'è questa immagine di un balcone crollato che crolla su un altro balcone, e dove nella ringhiera c'era scritto: tutto andrà bene, ed è crollato il balcone. E io ho risposto: tutto è già andato bene. Pensa se ci fosse stato qualcuno sopra il balcone o sotto il balcone. Sarebbe stata una strage. E invece tutto è già andato bene. Ma da dove viene questa espressione: tutto andrà bene, tutto va bene, tutto sarà bene? All will be well. Tutto sarà bene, tutto andrà bene. Trae da una espressione che usa una beata, la beata Giuliana da Norwich, che ci invita alla gioia, all'ottimismo e a entrare nelle dinamiche della compassione e della misericordia di Dio. All will be well. Tutto sarà bene, tutto andrà bene. Perché? Perché il Signore è bontà somma. E questa Giuliana, che nasce all'est dell'Inghilterra tra il 1342 e il 1416, è contemporanea di Santa Caterina da Siena. È una donna che viene considerata santa per la Chiesa anglicana e venerata come beata, anche se non ufficialmente, da noi cattolici, perché era una religiosa, probabilmente una terziaria, che vive come anacoreta, come eremita, in una stanzetta adiacente alle mura della chiesa di San Giuliano. E proprio per questo viene chiamata Giuliana, un po' come la nostra Santa Rosalia, che vive da eremita, si ritira per 30 anni, vive una sorta di clausura in un ambiente dove, ecco, viene alimentato la sua spiritualità dalla predicazione, prima dei benedettini, poi dei frati predicatori e quindi domenicani, poi ancora dei francescani, dei carmelitani e anche degli agostiniani. E questa giovane, ecco, si pensa che a 30 anni più o meno lei ebbe una grave malattia, che venne aiutata da conforti religiosi, e quindi viene accudita, custodita e incoraggiata, e riceve 16 rivelazioni da Gesù.
E lei scrive un breve testo, così chiamato, di 25 capitoli, e queste rivelazioni terminano il 13 maggio del 1376. E in queste rivelazioni lei sottolinea la meravigliosa umanità di Cristo e tre, la umanità divina di Cristo, e tre sono i punti salienti. Anzitutto una riflessione sul peccato. Sul peccato. Noi oggi più che mai dobbiamo considerare la nostra miseria, perché se noi non partiamo dalla nostra miseria, pensiamo di non avere bisogno della misericordia di Dio. E la convinzione che Dio ama tutti e non cova collera con nessuno. E allora tutti quelli che pensano che questa malattia sia un castigo, un'ira di Dio, ecco, sono fuori strada. Ma ancora, l'idea che Dio non solo è padre, ma è anche madre, ha viscere di misericordia, ha uteri di misericordia, dove ci accoglie, dove ci invita a sperimentare il suo amore. Che bella questa espressione, è stata ripresa dal Santo Padre Giovanni Paolo I in una delle sue catechesi. Dio ci ama da padre, anzi, ancor più ci ama da madre. E attenzione, anche se il peccato è inevitabile, ma Dio lo fa diventare quasi un cammino necessario in vista della conoscenza del nostro essere, anche dei nostri limiti e della presenza di Dio nella nostra vita che non ci abbandona, anche se noi siamo miseri. Anzi, proprio per questo Dio ci dà sovrabbondante misericordia. E noi sappiamo che la bontà è la caratteristica essenziale di Dio. La misericordia è il suo massimo attributo, così come dice San Tommaso d'Aquino nella Summa Teologica. Dio è buono per essenza e non può che essere buono e rimanere buono anche quando l'uomo diventa cattivo. Dio continua ad essere buono e a manifestare la sua bontà. Dio è buono, Dio è buono, Dio è buono, ripeteva, ecco, la Beata Giuliana da Norwich. Ma attenzione, noi dobbiamo essere non solo ottimisti, ma noi dobbiamo essere soprattutto entusiasti dell'amore santo di Dio, perché, ecco, Dio ci dona misericordia, ci dona tenerezza, ci dona dolcezza, è tollerante, è buono, la sua bontà divina che è compassione, cum passio, sum pateo, compassione e anche simpatia. Dio si rivela, Dio si manifesta, Dio si fa conoscere come il compassionevole, il misericordioso. Dio, ecco, è compassione, cum passio, sium pateo, cioè Dio mostra il suo amore, il suo affetto, questa relazione affettiva vera, tangibile, sta al lato dell'amato. Si mette accanto a colui che ama, anzi al posto di colui che dovrebbe ricevere le conseguenze del male. Ed ecco che Dio ha mandato il suo figlio proprio per questo, per sperimentare il perdono, perché noi che eravamo peccatori siamo stati amati a tal punto che Dio, per riscattare lo schiavo che siamo noi, ciascuno di noi, ha sacrificato il suo figlio, così come cantiamo nel canto dell'Esultet la notte di Pasqua. E allora la misericordia di Dio è intesa come grazia, come amore,
come bontà, come pietà, come commiserazione, cioè stare con chi è nella miseria, come clemenza, come fedeltà, che traduce tutto questo dall'ebraico il termine rahamim, oppure hesed, in greco eleos, in latino misericordis, descritta come proprio la qualità della persona di dare, vivere il perdono, l'empatia, la compassione. E quindi, ecco, ci viene detto che Dio ci sta accanto e non solo, ci dà anche la forza, la capacità per compiere l'opera sua in noi. Io posso compiere bene ogni cosa, io posso compiere bene ogni cosa, io sono in grado di compiere bene ogni cosa, quindi io posso e sono in grado, cioè nel senso Dio mi ha equipaggiato e allora io sono e voglio compiere bene ogni cosa, io posso compiere bene ogni cosa, ecco, io voglio, io sono in grado di compiere bene ogni cosa, io voglio compiere bene ogni cosa e io compirò bene ogni cosa e tu vedrai da te stessa, questo lo diceva Gesù alla beata Giuliana, vedrai da te stessa che ogni sorta di cosa sarà bene. Allora, cosa dice Dio? Dio dice, io posso compiere bene ogni cosa, io sono in grado di compiere bene ogni cosa, io voglio compiere bene ogni cosa, io compirò bene ogni cosa e tu vedrai da te stessa che ogni sorta di cosa sarà bene, andrà bene. Allora questo tutto andrà bene è una bellissima frase di questo grande respiro dell'amore santo di Dio che si riversa su di noi, dove ci dice e tutto sarà bene, all will be well, tutto sarà bene, ogni sorta di cose sarà bene. L'amore di Dio diventa una maternità di Dio, è l'amore che ci stringe, ci accoglie, che non ci lascia solo, è un richiamo a quello che dice nelle Sacre Scritture, alla relazione madre-figlio. Se dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per un figlio delle sue viscere, anche se costoro si dimenticassero, dice il Signore, io non mi dimenticherò mai. E Dio, ecco, ci parla come a membri della sua famiglia, ci parla di questo amore grande. Tutto andrà bene, siamo in questo vincolo di grande amore. E perché sto dicendo questo? Sì, mi ha fatto sorridere quella frase bella, tutto andrà bene, messa su questo balcone crollante, anzi già crollato, che mi hanno mandato. E tutto è andato bene, perché tutto è nelle mani di Dio. Ma mi fa sorridere e vorrei condividere con voi la bellezza dell'amore di Dio che non manca di meravigliarci. Bene, abbiamo ascoltato nel capitolo 5 dell'Evangelista Giovanni come Dio usa misericordia attraverso il suo figlio Gesù e manifesta questa misericordia in questo capitolo 5 verso un paralitico, una persona paralizzata, inaridita. Ci troviamo, abbiamo detto, dove c'è la porta delle pecore, viene chiamata anche la porta di Santo Stefano perché proprio da lì portarono fuori il santo diacono Stefano per martirizzarlo e lo hanno assassinato fuori dalle mura di Gerusalemme. E viene chiamata anche la porta dei leoni perché sulle mura di Gerusalemme, proprio sopra quella porta, Suleiman, uno dei sultani nel periodo medievale, fece scolpire due leoni da un lato e due dall'altro e quindi viene chiamata Lion's Gate, la porta dei leoni adesso, per chi va in Gerusalemme, quando andrete, ecco, noterete questo particolare. Dove c'è questa porta? Quindi c'è la piscina probatica e viene chiamata questo luogo
questo luogo Bethesda, Beth Chesed, la casa della misericordia, dove Dio manifesta la sua misericordia, eterna è la sua misericordia. E cosa ci viene detto? Che lì c'era, ci sono 5 portici, vicino a quella vicina, dove giacevano una moltitudine di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, sarebbe bene tradurlo inariditi. Cioè avevano perso la fecondità della parola. I 5 portici fa riferimento ai 5 libri della, ai primi 5 libri, la Torah. Ma lì c'erano questi infermi che giacevano lì, avevano perso l'entusiasmo, la parola di Dio dentro di loro. E allora cosa ci fa proclamare questo? Con entusiasmo noi vogliamo riprendere, grazie alla misericordia di Dio, quella vitalità che Dio mette in noi per realizzare il suo progetto. Io voglio non solo vedere il progetto meraviglioso di Dio, ecco c'erano i ciechi, poi c'erano gli zoppi, io voglio camminare, non voglio rimanere fermo. E c'erano gli inariditi, cioè quelli che avevano perso la fecondità interiore. Io voglio con gioia riprendere proprio l'entusiasmo di fare le cose con il Signore dentro di me. E ci viene detto che dinanzi a questa piscina c'era un uomo che si trovava lì, che era malato da 38 anni, era paralizzato. Questo uomo inaridito, paralizzato. Fa riferimento questa parola che troviamo al versetto 5 ad un altro passo che si trova al capitolo 2 del libro del Deuteronomio, è uno dei primi 5 libri della Bibbia. E al versetto 14 ci viene detto: la durata del nostro cammino fu di 38 anni, finché tutta quella generazione di uomini abili alla guerra, alla battaglia, scomparve dall'accampamento. E quindi 38 anni fa riferimento al cammino quaresimale, 40 anni nel deserto, i 40 giorni che stiamo vivendo, la quarantena che stiamo vivendo, e quell'uomo, ecco, ci invita a mantenere ferma la speranza nella vita, a non fermarci mai dinanzi alle difficoltà della nostra esistenza. E Gesù domanda: vuoi guarire? E questa è una delle guarigioni dove non c'è nessuno che porta a Gesù quest'uomo, e neanche lui si presenta dinanzi a Gesù, ma è Gesù, la misericordia è un atto gratuito, è Dio che vede, non sono gli altri che ti devono chiedere, è Dio che interviene gratuitamente. Vuoi guarire? Questa è la domanda che Gesù fa a noi: sì, oh Signore, io voglio guarire. Io il desiderio, e questa volontà è l'unica condizione che mette Gesù, e superare, vincere questa paura della morte, questo arrendersi. Alcune persone sono arrese, non hanno più speranza, e Gesù ci vuole fare vincere questa speranza. E allora Gesù dice: ecco, non pensare alle tue fragilità, ma io ti do la capacità di farti andare oltre, e quindi ti dico: alzati, risorgi, risuscita, rivivisci, la riviviscenza. Io voglio che tu ti alzi, che prenda il tuo giaciglio, il tuo lettuccio, la tua barella, e che cammini. Allora, questa deve essere la motivazione, fare quello che Dio ci dice. Dio ti vuole fare risuscitare a vita nuova. Vuoi risuscitare a vita nuova? Sì, io voglio risuscitare a vita nuova.
vuoi prendere in mano e quindi sbrigare, risolvere il problema che ti ha reso paralizzato, che ti ha bloccato, che ti ha impedito di muoverti? E ancora, vuoi camminare nella direzione che Dio ti dice? Alzati, prendi in mano la situazione che devi affrontare e cammina, mettiti in cammino. Ieri abbiamo visto che l'uomo funzionario del re si mise in cammino, ascoltò la parola del Signore e si mise in cammino. E questo metterci in cammino, quando noi ci muoviamo, permettiamo alla mano di Dio di muoversi. Attenzione, oggi pensavo ad un'espressione particolare: Dio non cambia le situazioni della nostra vita, ma nelle situazioni della nostra vita ci dà l'opportunità di cambiare, perché cambino le situazioni nella nostra vita, perché noi siamo in grado di cambiare le situazioni. Allora Dio non interviene, sarebbe bello se ne pensassimo, beh, io faccio una preghiera, il Signore cambia le situazioni. No, il Signore ti dà la forza di cambiare le situazioni. Allora ecco il miracolo grande: il Signore ti fa resuscitare. E quando ti fa resuscitare? Quando tu non te l'aspetti. Quel giorno era un sabato, ci viene detto dall'evangelista che quel giorno era un sabato. L'attività di Gesù, ecco, si compie quando noi non ce l'aspettiamo. C'è una legge che dice che il sabato tu non puoi fare nulla. Bene, il Signore ci dice: io non tengo conto della legge, io sono il Signore della legge. E quindi il Signore ci permette di fare quello che altrimenti le norme ci avrebbero impedito. Ci permette di andare oltre. A quell'uomo verrà detto: è sabato, non ti è permesso di prendere il tuo lettuccio, il tuo giaciglio, la tua barella. Ma come, 38 anni che sono fermo qui e ora tu mi devi dire che io non posso farlo? E allora io voglio andare al di là, oltre ogni legge, perché il vero bene, la parola di Dio, va al di sopra, al di là di ogni legge. Tutto io posso in colui che mi dà la forza, in colui che mi dà la vitalità per compiere, ecco, la bellezza del regalo che Dio mi sta facendo. E Gesù si allontana da quest'uomo. E chi è che ti ha guarito? Ma quell'uomo non lo sapeva. Gesù si è allontanato. Da che cosa si era allontanato? Gesù non sta nei luoghi di potere. Il Signore si ritira dove viene esercitato un potere, dove c'è una condizione di sudditanza. E il Signore ci invita, ecco, a ricercare il servizio, non il potere. Il Signore non è dove c'è il potere, ma è dove c'è il servizio, dove l'attività non viene presa come gestione di un potere, ma come servizio a favore degli ultimi, degli umili. Gesù incontrerà nuovamente quest'uomo e dice: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. E che cosa c'è di peggio? Quell'uomo, 38 anni, aveva perso la sua vita lì in quel letto, magari coperto anche di piaghe da decubito. Che cosa c'era di peggio? Eppure Gesù dice: attenzione, tu sei guarito. Ecco, il peccato è ritornare nelle dinamiche della morte, del passato. E quando noi ritorniamo per voler fare i conti con chi magari ci ha offeso e serbare rancore, allora il Signore ci invita a liberarci del vecchio, perché possiamo aprirci a quella speranza che in Cristo Gesù non delude. E chi mi ha guarito?
E quando incontrerà nuovamente quelle persone, dichiarerà: colui che mi ha guarito è Gesù. Dirà a coloro che gli avevano domandato: chi ti ha guarito? Gesù. Quasi quasi sembra questo versetto che questo uomo faccia la spia, come se andasse contro Gesù. No, è una professione di fede. Chi mi ha guarito è Gesù. E noi dobbiamo avere il coraggio di dire che chi ci ha guarito è Gesù. Quando tutto andrà bene e finirà questo momento, io voglio vedere chi ha il coraggio di dire: il Signore ci ha aiutato. Quando imperversavano le grandi acque di questo nuovo diluvio, di questa strage che sta avvenendo nell'umanità, imperversando con questa pandemia, ecco, il Signore ci ha aiutato, il Signore ci aiuta, il Signore permetterà che tutto andrà bene. E questo noi lo dobbiamo dire, noi dobbiamo riconoscere che è il Signore che ci libera dal male, dalla malattia, che illumina le nostre menti. Questo lo dobbiamo dire, perché altrimenti, ecco, noi rischiamo di perdere veramente la possibilità di rendere gloria al Signore, di testimoniare l'amore del Signore. Chi mi ha guarito è Gesù. E Gesù ci invita a riconoscere l'opera del Padre. Il mio Padre opera e anch'io opero sempre. Quando gli dicono a Gesù che non poteva fare questo del giorno di sabato, Gesù ci invita a lavorare sempre. E Gesù verrà condannato perché ha dichiarato che Dio è suo Padre. Noi dobbiamo riconoscere che Dio è nostro Padre, che si prende cura di noi, che ci usa misericordia. E noi dobbiamo compiere le stesse opere del Padre. Il Figlio da se stesso non fa niente, dice Gesù, se non vede fare dal Padre, se non ciò che vede fare dal Padre. E quello che Egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Allora, se noi siamo figli di Dio, del Dio della pace, compiamo le opere della pace. Chiediamo al Signore questa grazia e ci raccomandiamo all'intercessione di Maria Santissima, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, la Regina della pace, perché possiamo essere veri figli della pace e compiere, ecco, l'opera di Dio nella nostra vita. Allora sì che tutto andrà bene. Allora sì, che tutto sarà meraviglioso, perché abbiamo permesso a Dio di compiere meraviglie nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.